Pechino Express 2018, diretta ottava puntata 8 novembre.L'ultimo match, a Pechino Express 2018, è quello delle nazionalità. Tutte le coppie devono presentare a Costantino tre persone di nazionalità diversa. I quarti semifinalisti sono Tommy e Fabrizio, gli scoppiati. Grazie a Miss Somalia, dice Fabrizio che è già innamorato. Le due Sare, invece, se ne vanno a casa. È stata un'esperienza incredibile, mi porto a casa tutto, anche gli altri partecipanti. Alcuni col sorriso, altri col broncio. La classifica finale è così composta, signore della TV, surfisti, mannequin, Sare e scoppiati. Quello di Andrea e Francisco è stato un vero e proprio exploit. E chi se lo aspettava? Anche Patrizia e Maria Teresa sono state incredibilmente brave. Tanto è vero che le Sare ci credono, dovete vincere per noi. E la Rossetti, se, con questi qua. Come a dire, è impossibile. Ma la speranza è l'ultima a morire, e l'hanno ampiamente dimostrato nel corso dell'ultima puntata. Punto la scritta in arabo. Altra odissea a Pechino Express 2018, le coppie sono chiamate a raggiungere Stone Town e il suo vecchio forte. Le Sare, per ora, sono le più fortunate. Qualcuno le invita a salire, ti voglio dimostrare che la gente di Zanzibar è gente con un gran cuore. Loro non ne dubitavano, tante volte, prima di questa. L'hanno sperimentato direttamente. L'ultima prova della serata consiste nell'intagliare una scritta in arabo. È il nome della prossima destinazione, ma non è questo il punto, la cosa importante è adoperare al meglio lo scalpellino. Ok, proviamoci, dicono poco convinte le Sare. Non è questo lo spirito giusto, molto meglio le mannequin. Linda Morselli è più brava di Mastro Geppetto, la elogia Rachele. Era essenziale essere precisi, la scritta in arabo deve essere pronunciata, bene, da un abitante del luogo. Va male per le mannequin, è successo quello che non doveva succedere, ha letto la parola in maniera sbagliata, e quindi ci ha portato a un albergo. La destinazione esatta era un hammam, una sauna. Primo bagno nell'oceano. Il soggiorno benessere delle signore della TV viene bruscamente interrotto. Dovranno fare da zavorre a due delle coppie in gara, le Sare e le mannequin. Maria Teresa Ruta va con Linda e Rachele, Patrizia Rossetti, invece, viene assegnata alle Sare. La prova consiste nel selezionare alcune piante e identificarle debitamente. Alla fine, il contributo di Patrizia e Maria Teresa si rivela determinante, entrambe sono due esperte di erboristeria. Superata la prova, devono tutti raggiungere Giambiani in autostop. Comprese le signore, ma non erano in vacanza? Fatto sta che anche loro sono chiamate a correre. Ma ecco Costantino, la prossima prova consiste nella raccolta delle alghe rosse. Esse, spiega il conduttore, costituiscono una delle maggiori entrate in valuta estera. A livello locale non sono molto consumate, anzi, non piacciono proprio a nessuno. Per questo vengono esportate in Cina. Adesso, i viaggiatori si improvvisano raccoglitori di alghe rosse. Le zavorre. Gli scoppiati vengono ospitati dallo Swego Fatta Casa. È talmente bella che mi vergognerei di invitarlo da me. Vivo a Milano, in affitto, con gli amici. Tommy Cuti è davvero entusiasta, mai visto un divano così, si complimenta con chi li ospita. L'altra coppia maschile, i surfisti,
si dedica alle acconciature. Andrea taglia i capelli a Francisco, e lo stile è alla Robert De Niro in Taxi Driver. Il montaggio è inclemente, l'immagine che segue è quella di un istrice crestato. La zavorra la daranno a noi e agli scoppiati, profetizzano le sare. Che si tratti proprio dell'istrice. Sara e Sara non lo sanno, ma siamo sicuri che sarà una bella sorpresa. Loro, d'altro canto, hanno già esperienza coi polli. Ma le zavorre non sono animali. Questa volta tocca a due signore, Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Annunci e imprevisti. L'ottava tappa di Pechino Express 2018 si apre con un annuncio speciale. Paola Caruso è incinta, e con Tommaso Zorzi deve lasciare il programma. Lui ci teneva tanto, Maria Teresa Ruta lo sa, e dice che gli dispiace. Ma non esiste scusa migliore che quella di una gravidanza. A proposito della Ruta, è lei, insieme alla Rossetti, ad aggiudicarsi la prima sfida della serata. Le signore della TV accedono direttamente alla semifinale, il bonus consiste in un po' di relax a Zanzibar. Tra una settimana le ritroveremo in Sudafrica, ma nel frattempo dovranno aspettare gli altri. L'incontro ravvicinato con le tartarughe è esilarante, c'hanno dei testoni incredibili, sembrano delle case. Prediligono la lattuga, le abbiamo fatte mangiare, mi sembra di essere tornata alla preistoria. Ancora animali coi bianchetti di Fabrizio Colica. La prova consiste proprio nel loro allevamento, io il pesce non lo mangio, figuriamoci maneggiarlo. Fabrizio protesta, sono vegano da anni, non tratto con la morte. Le mannequin, dal canto loro, sono in viaggio su un autobus. Rachele quasi impazzisce, il mezzo è lento e affollato, per questo si lancia dal finestrino. L'arrivo a Zanzibar. Pechino Express 2018 approda a Zanzibar. L'ottava tappa è anche l'ultima in Tanzania. E, Dulki in fondo, vede protagonista la perla dell'indiano. I viaggiatori non vedono l'ora, l'isola è famosa per le sue spiagge e i panorami esotici, ma le coppie, sfortunatamente, non ci andranno in villeggiatura. Tutt'altro, la sfida è resistere alla movida e aggiudicarsi la tappa. Le coppie rimaste in gara sono sei, le mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, le signore della TV, Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta, i surfisti, Andrea Montovoli e Francesco Porcella, gli scoppiati, Fabrizio Colica e Tommy Cuti, i ridanciani, Tommaso Zorzi e Paola Caruso, e le sare, Sara Balivo e Sara Ventura. Da poco eliminati gli alieni. Roberto Meloni e Simone Morandi, i promessi sposi, Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso, e i mattutini, Marcello Cirillo e Adriana Volpe. Linda Morselli e le spiagge. Le splendide spiagge della Tanzania saranno le protagoniste della tappa di Pechino Express 2018 in onda questa sera. Le coppie di viaggiatori si sfideranno in una delle località più belle del mondo, Zanzibar, una vera perla della Tanzania. A ricordare l'appuntamento ai followers è Linda Morselli che, con Rachele Fogar, forma la coppia delle mannequin. Quindi, ammettiamolo, non vediamo tutti l'ora di scoprire le spiagge incantate della splendida Tanzania? Molto bene, vi aspettiamo a Zanzibar, scrive su Instagram la Morselli. I fans, pur apprezzando le bellezze naturali, non vedono l'ora di ammirare le forme di Linda che, insieme alla compagna d'avventura, spera di superare la tappa odierna e conquistare un posto in semifinale.
Le mannequin, dunque, sono pronte a tirare fuori le unghie per continuare il percorso verso la finale. Chi sarà eliminato? La finale di Pechino Express 2018 si avvicina e per le coppie non c'è più tempo da perdere. A 3 puntate dall'ultima tappa, le coppie ancora in gara tenteranno di superare sfide ancora più difficili per conquistare l'accesso alla semifinale e sperare, successivamente, di accedere alla finalissima per conquistare il titolo di coppia vincitrice di Pechino Express 2018. A dettare i tempi di gioco sarà come, al solito, Costantino della Gherardesca che darà il via alla gara e controllerà che tutto si svolga perfettamente. Le coppie ancora in gara sanno, ormai, come muoversi in un territorio come quello africano che, pur essendo tra i più affascinanti al mondo, presenta molte insidie. Pechino Express 2018, ultima tappa in Tanzania. Quella in onda questa sera sarà l'ultima tappa in Tanzania per le coppie di Pechino Express 2018 ancora in gara. Le coppie, partendo da Zanzibar, perla dell'Oceano Indiano, percorreranno complessivamente 242 km. Nella splendida località turistica, Costantino comunicherà alle coppie che non ci sarà nessuna busta nera. Le coppie prenderanno il via da Stone e si muoveranno tra insidie, sfide a sorpresa e colpi di scena che regaleranno emozioni sia al pubblico a casa che ai viaggiatori stessi. La prima missione regalerà alla coppia vincitrice uno splendido bonus e la prima qualificazione per la semifinale in programma tra una settimana in Sudafrica. Gli altri viaggiatori dovranno invece raggiungere le rovine del Palazzo Marubi dove attenderanno le istruzioni di Costantino della Gherardesca per la prossima missione. La prova vantaggio. Le coppie si dirigeranno verso l'Avenue Historic e l'Anglican Church di Kembe Samoki dove scopriranno i dettagli per la prova vantaggio. Al termine, quando sentiranno la famosa sirena, dovranno trovare un alloggio chiedendo ospitalità alla gente del posto. Il giorno successivo, la corsa riprenderà verso la Kizimbani Spice Farm dove ci sarà una prova da sostenere legata alle spezie di Zanzibar. Chi avrà vinto la prova vantaggio deciderà a quali coppie assegnare due zavorre. Le coppie, inoltre, dovranno raggiungere la spiaggia di Giambiani per sostenere un'ulteriore prova per raggiungere il traguardo finale. Le coppie in gara. A sfidarsi per conquistare la semifinale di Pechino Express 2018 saranno le mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, le signore della TV, Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta, i surfisti, Andrea Montovoli e Francesco Porcella, gli scoppiati, Fabrizio Colica e Tommy Cuti, i ridanciani, Tommaso Zorzi e Paola Caruso, e le sare, Sara Balivo e Sara Ventura. Eliminati in precedenza i promessi sposi, Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso, i mattutini, Marcello Cirillo e Adriana Volpe, e gli alieni, Roberto Meloni e Simone Morandi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.